Siamo artigiani, quindi viviamo del nostro lavoro. Di conseguenza io abito a Settimo Milanese, non abito a Milano, però il mio lavoro si svolge prettamente a Milano perché i clienti ce li ho a Milano. Quindi adesso mi trovo per forza di cose a dover cambiare un mezzo e soprattutto in questo periodo che è veramente terribile perché, come ben sapete, la luce e il gas sono arrivati alle stelle e mi ci mancava giusto la macchina. Comunque ci dobbiamo adeguare perché siamo sempre costretti, quindi le cose dobbiamo sempre fare, però sono sempre i piccoli che ci vanno di mezzo. Si fa fatica a vivere adesso e certe persone lo dovrebbero capire, che noi non ce la facciamo più. Farò un altro mutuo, andrò a chiedere soldi per comprarmi un'altra macchina. Siccome non abbiamo queste entrate, dovrò risolvere così, cosa devo fare? Però io sono stanca di fare debiti per potermi sempre adeguare a cose che per me in questo caso è assurdo. Io abito proprio vicino a una zona B. Se devo andare in tangenziale sarebbero 500 metri. Per ovviare queste il passaggio dell'area B, mi tocca andare a Cesano Boscone, passare in mezzo a Cesano Boscone, fare tutta la via Pasubio, il cavalcavia degli Olmi, per rimettermi poi all'indice tangenziale. 500 metri contro i 2,5 km. Io purtroppo devo farlo perché per ragioni di lavoro sono costretto a prendere la macchina per caricare le mie sedie, i miei divani, cose di questo genere e andare in giro. O entrano a marcia indietro, in contromano, o fanno pezzi in contromano oppure in senso unico, però se uno usa la macchina non è per divertimento, è per esigenze di lavoro. È una tristezza, perché è nuova, guarda, cioè, non va bene, non è giusto, però. Euro 5 diesel. Ho installato Move-in, ma è una cavolata, stavo dicendo una parolaccia, perché credo che prenda, no, non credo, prende tutti i chilometri. Cioè tutta, ogni volta che vai in giro mi prende i chilometri, anche il sabato e la domenica. Faccia su 115.000 chilometri a 8 anni, è una macchina che comunque costa più di 20.000 euro, è una macchina che secondo me è nuova, usata poco, con prudenza, e noi abitiamo qui a Baggio, siamo nell'area B e quindi 2 mesi fa, sapendo questa cosa qua, ci siamo messi in lista su un sito online e abbiamo fatto applicare questa specie di una macchinetta che si mette, che conta i chilometri. Sono 2.000 chilometri all'anno che si possono fare nell'area B, non sono tanti, dovremmo, come posso dire, centellinarli, ecco, stare attenti a come li usiamo. È tutta una fregatura secondo me, perché se uno vuole veramente tutelare l'area B, prima di tutto mettono a posto tutte le scuole e tutti i gasolio, perché io lavoravo in Porta Nuova, guardi, lavoravo in un ente e ci sono un sacco di case ancora col gasolio e poi insomma non si fa circolare tutta quella gente in centro, che basta che paga. È un'oasi Muggiano, è una zona di Milano che però è praticamente immersa completamente nel verde, con ampi spazi di parcheggio. Probabilmente questa zona poteva rimanere esclusa come altre zone di periferia, però ripeto, siamo Milano. Il discorso è che dovendo cambiare la macchina ho dovuto fare un investimento non previsto. La cosa più grave a mio avviso è che non c'è una proiezione futura certa, cioè io non so se fra 3-4 anni prenderà l'elettrico, sostituirà l'elettrico e tutto il resto, se si dovrà andare, come spero e presumo, verso l'idrogeno, per cui tutti questi continui cambiamenti sono a livello ecologico, però non c'è chiarezza e soprattutto a livello di business.